L'Hunter porta il sole in classe, una serie di incontri sul territorio nelle scuole del Vesuviano per portare il progetto Il Sole in Classe nelle scuole, un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo dell'energia rinnovabile tra bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli incontri si sono svolti presso l'Istituto Comprensivo Statale Tenente Mario De Rosa a Sant'Anastasia, un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l'importanza di un atteggiamento quotidiano rispettoso dell'ambiente. Sotto la guida di esperti dell'Hunter, coordinati dall'ambasciatrice Daniela Gentile e dall'architetto Nicola Pardo, attraverso un approccio ludico didattico che fa uso di cartoni animati e filmati multimediali, Il Sole in Classe mostra l'opportunità di creare ed utilizzare solo energia pulita, prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre offre agli studenti spunti affinché possano contribuire con comportamenti quotidiani a diffondere uno stile di vita ecosostenibile. Le lezioni del Sole in Classe costituiscono un'occasione per coinvolgere alunni ed insegnanti in attività didattiche di approfondimento, quali laboratori artistici, produzioni di plastici, opere grafiche e componimenti in rima. I migliori progetti delle scuole saranno premiati durante l'Hunter Green Award, l'evento annuale organizzato da Hunter con una fornitura di energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili. Questo grazie alla sensibilità di NVG Energia, main sponsor dell'evento. Dopo la presentazione e l'analisi del mondo dell'energia e la visione del Cartoon Hunter con question time e approfondimenti, è stato stipulato un patto con gli alunni per diventare alunni per le energie rinnovabili. Infine è avvenuta la premiazione della scuola degli insegnanti e degli alunni. Durante l'incontro con caratteristiche ludico-didattiche, partendo dalle emergenze globali e locali, si sono individuate le possibili soluzioni, con attenzione alle energie rinnovabili e al risparmio energetico. L'incontro ha destato tanto interesse nei bambini che hanno raccontato così la loro esperienza con Il Sole in Classe. Ora siamo in compagnia di Antonio. Ciao Antonio. Ciao. Antonio, stamattina Il Sole in Classe è un nuovo progetto. Come vi è piaciuto? Molto, è stato molto interessante perché ci ha fatto capire che il mondo sta in pericolo. E quindi noi dobbiamo cercare di salvarlo. E cosa potete fare per salvarlo? Dobbiamo cercare di creare mezzi di trasporto che non inquinanti, quindi che non usano carbone, gas naturale e petrolio. Quindi cos'è che ci può aiutare per creare questo? Dobbiamo diffondere in tutte le case pannelli solari, poi costruire pale eoliche, idropale e... Quindi sfruttare l'energia del sole e del vento. Sì. Che sono, si trovano sempre, no? Si trovano sempre. In alcuni si trovano sempre. Quindi il sole è il protagonista, oggi il sole è in classe. Sì, il sole è il protagonista, infatti con il sole si può fare la maggior parte delle cose, ad esempio creare energia, calore, coltivare. Grazie Antonio. Ciao. Siamo in compagnia di Chiara Stella, ciao. Ciao. Stamattina qui a scuola Il Sole in Classe, un nuovo progetto. Come hai visto questo nuovo progetto relativamente al sole? È stato molto interessante questa lezione perché ci ha fatto capire che appunto il mondo diciamo è appunto in pericolo e quindi noi dobbiamo fare qualcosa per aiutare. Perché poi altrimenti pagheremo noi le conseguenze, perché diciamo noi ragazzi siamo il futuro di questo mondo e quindi dobbiamo assicurarci una vita migliore. E quindi appunto questo progetto ci ha fatto capire molte cose e ci ha dato anche le soluzioni per aiutare appunto il mondo e per migliorare la nostra vita. Ad esempio risparmiando, costruire impianti che... Anche in casa, in paleoliche. Nel vostro piccolo cosa potete fare per aiutare il mondo? Risparmio energetico, non sprecare acqua, non sprecare corrente e... E
poi diciamo il sole protagonista, il sole in classe, perché dal sole si ricava l'energia, quindi con l'aiuto dal sole, dal vento, fotovoltaici si ricava l'energia che serve per appunto produrre energia elettrica, per caricare i nostri telefoni, per ascoltare la musica. Tutto questo oggi l'avete visto anche con dei cartoni animati, così è tutto più facile. Sì, è stato molto più facile perché appunto quei due signori ci hanno spiegato con molta più precisione l'uso di tutti quegli impianti. Grazie. Siamo in compagnia di Gerardo. Ciao Gerardo. Ciao. Gerardo, stamattina questo progetto a scuola, il sole in classe. Ti è piaciuto? Sì. Cosa hai capito da questo progetto? Che è molto interessante. Salvare il mondo, no? Perché come dicevano i tuoi amici, sta in pericolo. C'è molto inquinamento. E cosa potete fare voi per aiutare il mondo? Coltivare gli alberi, parlare con... Sprecare l'energia. Camminare con auto elettriche per non inquinare di meno e non inquinare l'aria. Tutto questo avete visto dei cartoni animati che vi hanno spiegato queste forme di energia, no? Sì. Quali forme di energia ci sono come forme alternative? Perché prima si usava il petrolio, adesso quali sono le forme di energia? Il vento, il sole e l'acqua. Tu, quindi nel tuo piccolo cosa farai? Quando tornerai a casa cosa cercherai di fare per il mondo? Di sprecare meno energia e non tenere tutto acceso. E magari piantare un albero. Grazie. Prego. Ok, siamo qui alla scuola Tenente De Rosa, dove i ragazzi hanno preparato questo fantastico plastico e uno di loro ci spiegherà come ha realizzato questo lavoro. Vieni qui, come ti chiami? Raffaele. Raffaele, della scuola Tenente De Rosa. Dimmi un pochettino come hai realizzato questo plastico. Io ho realizzato questo plastico. Allora, prima ho creato la casa, ho fatto tipo un buco dove ho inserito il pannello solare con la luce dentro. E infatti questo pannello solare si ricarica con la luce del sole. Poi ho fatto anche l'energia eolica, come si vede bene la girandola, sì. Che quando c'è il vento lei gira. E anche ho fatto l'energia idroelettrica, dove si vede che dal monte esce l'acqua e finisce fino a dove va a finire, fino alla centrale idroelettrica. Poi bravissimo! Poi qui ho fatto una strada, la strada della casa, giusto per dare l'obiettivo. Cioè sì, per far vedere come si può realizzare un ambiente molto più vivibile, sfruttando queste energie non inquinanti, giusto? E riciclato, per fare questo qui è un cartone e l'ho riciclato. Bravo. Praticamente ho preso un altro cartone che già era usato e quindi l'ho messo qua sotto come appoggio. Poi ho usato, per fare la montagna, ho usato dei pezzi di fogli di carta riuniti e ho usato dello scotch per tenere uniti. Poi con lo scottex l'ho messo all'interno della colla vinilica e dove lì ho formato la forma della montagna. Bravissimo! Questo è il pannellino solare che fa accendere anche la luce qui nella casetta. Facci vedere. Ecco, se vedete. Ok. Infatti qui dentro si accende la luce. Li vorrei vedere meglio di qua. Aspetta, ecco qui, sì, infatti dentro è illuminato. Fantastico, complimenti davvero ragazzi, bravi, bravi, bravi. Siamo in compagnia di Daniela Gentile per il progetto Il Sole in Classe, oggi a Santa Anastasia, si torna in questa scuola. Sì, si torna in questa scuola, la Tenente De Rosa, qui a Santa Anastasia, dove abbiamo incontrato i ragazzi delle scuole medie e entusiasti, come sempre, hanno partecipato vivamente alla nostra lezione. Abbiamo fatto qualche intervista ai bambini, no? Abbiamo un po' chiesto cosa hanno capito, cosa possono fare per migliorare il mondo. Sì, infatti quello che abbiamo insegnato oggi sono tutte le abitudini che devono correggere, quindi piccole azioni quotidiane che devono cambiare e sono stati molto contenti quando ho detto che da oggi in poi potranno essere anche loro insegnanti
dei loro insegnanti, dei loro genitori, perché purtroppo tante piccole abitudini noi le adottiamo quotidianamente senza neanche sapere che sono sbagliate, e da oggi invece loro lo sanno e potranno correggerle. Quindi magari educare anche a casa o gli amici. Sì, certo. Il resto si parte proprio dai bambini, no? È quello, per questo il nostro progetto è rivolto a loro, perché sono i semi che noi dobbiamo piantare per avere un futuro migliore. A proposito di piantare, proprio quello di piantare un albero è quello, è uno dei messaggi del Sole in Classe. No? Esatto, sì, infatti siamo molto contenti perché quando vedono ragazzini come loro, come Felix, che ha invitato il mondo intero a piantare alberi, si sentono capaci di fare qualcosa anche loro nel loro piccolo. Felix, e quindi, è questo sì, bambino che ha... che ha lanciato questa campagna Plant for the Planet, invitando tutti quanti noi a fare questa stessa azione in tutti i paesi del mondo. Speriamo che questo messaggio venga recepito e tanti alberi nascono anche qui nella zona vesuviana. Sì, perché no? Ce l'auguriamo tutti. E poi per terminare, quest'anno ci sarà, come l'anno scorso, l'evento di Rimini, quest'anno un nuovo evento. Sì, quest'anno sarà a Roma il 20 marzo, dove verranno premiate poi le scuole che partecipano al concorso, ma l'Anter ha in mente tante altre attività, per esempio a giugno saremo nelle piazze, in 500 piazze italiane, per 4 giorni, quindi cercheremo di sensibilizzare più persone possibili, perché questo è il nostro compito. Prima di lasciarci, siamo stati in varie scuole, un messaggio per le scuole che vogliono aderire a questo progetto, come fare? È semplicissimo, basta contattare l'Anter, perché ci sono ambasciatori e delegati in tutta Italia, quindi prendere un contatto e fissare poi la data in cui realizzare questo evento. Prendete il contatto con l'Anter, portate anche voi il Sole in Classe.